ragazzi, buongiorno da Jay Selmer. Ho raggiunto questa città ieri pomeriggio, che ho preso un bus da Jodhpur, mi ha portato fin qua, e stamattina ho visitato questa bellissima città di cui tu entri in questo forte e ti perdi tra le strade. È davvero piccolo, ma è sublime, è un bellissimo posto in cui stare, le architetture sono affascinanti. Consiglio vivamente di alloggiare in questo posto anche per la storia. Jaisalmer viene anche chiamata Città dell'Oro a causa dei colori e tonalità della fortezza realizzata quasi interamente in arenaria gialla. La città è stata per oltre 800 anni una tappa importante sulle rotte commerciali lungo la Via della Seta e circa 5.000 persone vivono ancora all'interno del forte e la maggioranza di questi sono diretti discendenti dei primi abitanti del forte che continuano a vivere all'interno delle sue mura fortificate senza affitto come lo erano i loro antenati che avevano ottenuto la loro terra e il diritto di stabilirsi all'interno del forte in cambio dei loro servizi al regno. Il forte è stato costruito su una collina rocciosa sedimentaria ed è soggetto a parecchie infiltrazioni d'acqua che sono causate da un sistema fognario e igienico-sanitario inadeguato. Le famiglie che risiedono all'interno del forte dipendono da un sistema fognario tradizionale che consente un facile drenaggio dell'acqua sporca. Tuttavia, la sua utilità si è ridotta a causa delle nuove costruzioni stradali e gli scarichi spesso vengono intasati dai rifiuti generati dalla crescita del turismo di massa. E infine le condutture fognarie furono posate nel 1991 e non erano sicuramente progettate per supportare così tanto carico. Niente, dopo questa piccola breve storia riguardo Jaisalmer che vi ho raccontato, l'ultima cosa che ho il piacere di dirvi è che qua le persone sono davvero buone. Penso, ho visitato ancora poco dell'India, però qui le persone ti salutano tutti e sembrano davvero proprio buoni. Oggi nel forte mi hanno fermato tantissime persone, tra cui persone che mi hanno offerto il chai, mi hanno offerto il tè, volevano solo chiacchierare, volevano magari sapere qualcosa riguardo il perché viaggio, perché sono da sola, cosa cerco in questo viaggio, oppure un semplicemente scambio di idee. Mi sta piacendo molto questa città. Mi spiace molto perché c'è tanto caldo e ovviamente le ore in cui si può uscire sono davvero poche, perlomeno non è che si può uscire, cioè si può uscire sempre. Però, insomma, essendoci più di 45 gradi, bisogna anche conservare le proprie energie e bere tanto. A Jaisalmer alla fine ho trascorso 7 giorni. Avevo bisogno di una pausa dal caos e dai rumori dei giorni precedenti. E Jaisalmer è una città molto tranquilla da questo punto di vista. E in più sono stata così bene fin da subito che non potevo andarmene così presto. Quando ero ancora a Jodhpur, nell'ostello, è arrivato un amico del proprietario che ha un ostello a Jaisalmer e mi ha invitata a stare con lui e così mi sono fidata. Così io e Jamil, così si chiama, siamo andati insieme a Jaisalmer. Nonostante il suo ostello fosse chiuso in quei giorni perché lui era appena tornato dal viaggio a nord dell'India, mi ha accolto e mi ha dato un posto in cui dormire. Il giorno dopo già avevo conosciuto dei suoi amici e parlando tutti insieme abbiamo organizzato di andare a dormire nel deserto. Quindi eccoci qua su un 4x4 in direzione deserto del Thar.
Lungo la strada ci siamo fermati in un'oasi e vicino c'era il villaggio abbandonato di Kuldara, ora un sito archeologico, ma stava per chiudere, quindi non sono entrata. Kuldara venne fondata nel XIII secolo e la popolazione si dedicava per lo più all'agricoltura, perché sfruttava un corso d'acqua vicino al villaggio. Nel 1825, probabilmente perché l'approvvigionamento idrico finì, gli abitanti lasciarono questo villaggio per spostarsi altrove. Ma la leggenda invece narra che il primo ministro voleva sposare la figlia del capo del villaggio di Kuldara e se gli abitanti si fossero ribellati avrebbe risposto con gravi conseguenze al villaggio. Perciò gli abitanti, pur di non sottomettersi al suo volere, abbandonarono le loro case e maledirono il villaggio in modo tale che nessuno potesse più stabilirsi lì, nemmeno per una notte. I'm very interested in your project, in your business. Can we start in one minute?
calare della sera abbiamo montato, per così dire, il nostro campo sotto un cielo incredibilmente limpido, e mentre trascorrevano gli ultimi minuti dove i raggi del sole illuminavano la giornata, abbiamo iniziato a preparare il cibo, che poi sarebbe stato cotto sul fuoco. La cena era semplice, autentica e ovviamente speziata, e ho anche provato a pulire i piatti con la sabbia per la prima volta, ancora non mi era capitato, e devo dire che i piatti diventano davvero puliti. Il sole poi è sceso e ci siamo seduti attorno al fuoco a bere chai, che è il tipico tè indiano. Le conversazioni erano piene di storie e risate e mi sono sentita completamente a mio agio e al sicuro. Tra una tazza e l'altra ho ascoltato le loro storie di vita nel deserto e le tradizioni del Rajasthan, e la loro saggezza e la loro gentilezza mi hanno fatto sempre sentire al sicuro e a casa. Nonostante io fossi così tanto lontana dal mio paese e nonostante le differenze culturali, esiste quindi una comune umanità che ci lega tutti, e sono eternamente grata della loro ospitalità e il loro rispetto nei miei confronti. Questo deserto copre una vasta area e non lo si trova solamente nella zona del Rajasthan indiano, ma si spinge anche nell'area sud-orientale del Pakistan. Ospita varie specie animali, come le volpi rosse, i lupi, gli avvoltoi, molte specie di uccelli e ovviamente i cammelli. Abbiamo dormito con un telo e una coperta direttamente sulla sabbia, e durante la notte, per fortuna, nessuno di questi animali sono venuti a far visita. L'intero viaggio è stato un mix di emozioni, tra avventura, cultura e umanità, e non solo ho scoperto la bellezza del deserto del Thar, ma ho anche vissuto l'ospitalità indiana in una delle sue forme più genuine. Viaggiare sola in India, e in particolare nel deserto, mi ha insegnato che, con le giuste precauzioni, le esperienze più inaspettate possono rivelarsi le più sicure e gratificanti. Dopo aver mangiato e dormito nel deserto, siamo ritornati a Jaisalmer, dove ho imparato anche a cucinare qualche piatto indiano. Building alo. Hey, lamba garden hai. Hey, bilkul nahi bakao. Na re. Sorry sir. Oye, cheez mai nu ghar banao to nu. Na na. Cheez. Ek hum cheez kata. Ek bina cheez. Bina cheez rukele. Aaj. Hum khaunga nahi. Kya? Qualche giorno dopo, con gli amici di Jamil, siamo tornati nel deserto, ma non nello stesso posto, in un posto più vicino, nel villaggio di un suo amico, a pochi chilometri da Jaisalmer. E anche stavolta questa esperienza mi ha arricchito, perché ho potuto vedere con i miei occhi i villaggi situati nei dintorni di Jaisalmer, che rappresentano ovviamente un affascinante scorcio della vita rurale indiana, radicata in antiche tradizioni e adattata alle sfide di un ambiente desertico. I villaggi sono generalmente composti da case costruite con materiali locali, come fango, pietra e paglia. Le abitazioni sono spesso semplici e di dimensioni ovviamente modeste, progettate per resistere al caldo torrido del deserto. E i tetti possono essere piatti e le mura spesse, che aiutano così a mantenere gli interni freschi durante il giorno. La vita nei villaggi intorno a Jaisalmer è fortemente influenzata dal clima e dalle risorse disponibili, e l'agricoltura svolge un importante ruolo nonostante la scarsità d'acqua.
Le coltivazioni sono per lo più di miglio, orzo e grano, e chi può permetterselo alleva per lo più bestiame come capre e pecore. I villaggi comunque affrontano numerose sfide, tra cui l'accesso limitato dell'acqua potabile e la scarsità di opportunità educative e sanitarie. Jamil, per esempio, raccontandomi la sua storia, perché lui è nato in uno di questi villaggi, fuori da Jaisalmer, mi ha detto che lui non sa l'anno in cui è nato, ad esempio. Essendo nato in casa e non avendo cose come un calendario e la sua famiglia non poteva permettersi di recarsi in ospedale, lui non può sapere quando compie gli anni, o banalmente appunto la sua esatta età.